Di che colore aveva gli occhi Gesù? Era questa la domanda che in un agile libretto frutto di una conferenza a un consiglio comunale si faceva il cardinale Giacomo Biffi, allora arcivescovo di Bologna. Siamo attorno al giubileo dell'anno 2000. Perché si faceva questa domanda? Perché diceva: ho giocato su Gesù tutta la mia vita, adesso sono preso da tanti aspetti che risvegliano in me delle curiosità. Ecco, noi potremmo farci un'altra domanda per introdurci a comprendere questo Vangelo della quinta domenica di Pasqua dell'anno B. Come parlava Gesù? Com'era il suo modo di esprimersi? Come si faceva comprendere da tutte quelle persone che attendevano l'annuncio del suo regno? E allora possiamo dire che Gesù parlava in maniera semplice, parlava, potremmo dire, pane al pane e vino al vino, lo dice anche nel Vangelo, il vostro parlare sia chiaro, sì, sì, no, no, un parlare chiaro, ma anche un parlare che partiva dalla vita quotidiana delle persone. Gesù era capace di fare esempi, Gesù parlava in parabole, Gesù parlando toccava la vita dei suoi ascoltatori. Ed ecco che allora in queste due domeniche ci ha consegnato due grandissimi esempi. Domenica scorsa ne abbiamo sentito uno, quello del buon pastore. In questa domenica abbiamo di nuovo un altro esempio che Gesù prende dalla vita quotidiana. E allora proviamo a vedere come parlava Gesù e proviamo a vedere che cosa ci dice rispetto al suo essere risorto e vivo in mezzo a noi, perché ve lo ricordo ancora una volta, in queste domeniche noi cerchiamo di vedere come il risorto è all'opera nella sua Chiesa e quindi accostiamo le pagine evangeliche, certamente cercando di comprendere quella parola evangelica, ma anche dando un taglio particolare, che è quello dello sguardo sulla Chiesa e sui sacramenti, come il risorto si rende presente. E allora il primo passo anche in questa domenica è quella di ascoltare la pagina evangelica. Cedo la parola a Paolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me, e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Bene, cari amici, abbiamo ascoltato questa pagina di Vangelo che ci mostra un secondo esempio. Domenica scorsa, domenica del Buon Pastore, abbiamo avuto un esempio che viene appunto dalla pastorizia, un esempio che viene dalla storia del popolo di Israele come un popolo nomade, che ha dovuto comprendere e imparare a occuparsi delle greggi nel suo nomadismo. Questa domenica l'attenzione di Gesù si sposta su un altro esempio molto comprensibile, possiamo dire così, dalla pastorizia, dall'immagine del pastore ci spostiamo a un'immagine agricola. Gesù che
si mostra come la vite vera innestata nel Padre e che chiede a noi di essere dei tralci. Innanzitutto soffermiamoci alcuni istanti a comprendere questa immagine della vite e della vigna. Beh, dobbiamo dire che è un'immagine cara al Primo Testamento. Dobbiamo dire che Dio si presenta come il vignaiolo che si prende cura della vigna che è il suo popolo. E quindi subito Gesù, riprendendo questa immagine, ai suoi ascoltatori ancora una volta dava un chiaro messaggio. Non sta semplicemente facendo un esempio Gesù, sta facendo molto di più, si sta rivelando. Se ci pensate, anche l'immagine del pastore domenica scorsa era un'immagine di rivelazione. Io sono il buon pastore, così come Dio si presenta come colui che è nella rivelazione del Sinai. Così Gesù oggi, che fa questa immagine della vite, della vigna, ancora una volta si sta presentando come il Signore. E qui ancora una volta ci accorgiamo che tutti i Vangeli di queste domeniche del tempo di Pasqua sono Vangeli rivelativi, sono Vangeli che ci mostrano chi in realtà è il Signore. Ma dobbiamo cogliere un particolare, perché possiamo dire, certamente l'immagine della vite e della vigna è un'immagine che si comprende, lo capiamo bene, se i tralci sono innestati nella vite portano frutto, altrimenti muoiono. Ma Gesù ci dà un particolare importante, ci dice che Lui è la vite vera. Che cosa significa che Lui è la vite vera? Beh, dobbiamo dire che nel nostro modo di parlare noi siamo abituati, anche giustamente, a contrapporre vero e falso. Ma qui Gesù non sta facendo un discorso di verità o di falsità, qui Gesù sta facendo un altro discorso. Potremmo tradurre così: la vite vera è la vite fedele. Ecco, Lui è colui che è pienamente fedele al Padre. Lui è colui che con la sua morte, con la sua risurrezione, ha compiuto pienamente il disegno del Padre ed è colui che attraverso la sua Pasqua è il fedele rispetto a tutti noi. Ecco perché questa immagine di questa quinta domenica è assolutamente in continuità con l'immagine di domenica scorsa. Domenica scorsa il buon pastore che si prende cura di noi. Questa domenica Gesù, la vite fedele, che non abbandona i suoi tralci, che ci vuole uniti a Lui perché portiamo frutto. Ma facciamo un ultimo passaggio. L'ancona di Sant'Abbondio che abbiamo qui alle nostre spalle, che siamo abituati a contemplare perché ci mostra le vicende del nostro santo patrono, nell'ordine inferiore dà visibilità al Vangelo di questa domenica. E allora vediamo, io credo che poi le immagini della regia ci aiuteranno a comprendere meglio, vediamo il Cristo che è al centro e attorno abbiamo gli apostoli. Quindi perché questo? Perché l'immagine è molto chiara, ci presenta la Chiesa. La Chiesa è la comunità di coloro che sono uniti a Cristo vite. E come facciamo a essere uniti a Cristo vite? Ecco che qui ritorna quel filo rosso che ci sta accompagnando in tutte queste domeniche, quello dei sacramenti. E allora sicuramente l'immagine potente di questa domenica ci rimanda all'Eucarestia. È l'Eucarestia il sacramento che ci innesta nel Cristo, è l'Eucarestia il sacramento che fa di noi i tralci che possono portare frutti se siamo capaci di imitare la vite vera che è il Cristo. Bene, cari amici, prima di salutarci solo un'ultima sottolineatura che prendiamo dalla nostra cattedrale,
cattedrale, da cattedra è la chiesa dove il vescovo ha la sua cattedra. Qui troviamo la cattedra che è stata realizzata per l'anno anniversario della diocesi, l'anno feliciano, il 1986, ma ci soffermiamo su un particolare. La cattedra è elevata perché c'è una piccola similitudine che possiamo prendere dai padri della Chiesa. Il vescovo è il grande agricoltore che dalla cattedra guarda, osserva la sua vigna, che è il suo popolo. Quindi una sottolineatura che va bene con il Vangelo di questa domenica. Gesù Cristo è la vite fedele, noi siamo chiamati ad essere buoni tralci, uniti nella Chiesa, e il Vescovo è colui che sorveglia la sua vigna. Buona domenica a tutti. Thank you.